corsia 0 minore di alfa minore di alfa. Calcoliamo l'integrale. No, senza spiegare. L'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto x all'alfa per x più aperta con x più. Ragazzi, questo qua vicino a 0 si comporta come 1 su x all'alfa, a più infine si comporta come 1 fratto x all'alfa più 1, quindi è sommabile, d'accordo? Su 0 più. Allora ragazzi, questo qua interviene la funzione potenza. Allora, z alfa, due punti, z appartenente a C star, associa z alfa uguale per definizione e elevato all'alfa logaritmo di z. Con questa è la definizione, la funzione potenza. Dobbiamo dire chi è il logaritmo di z. D'accordo, questa è la definizione della funzione. Chi è il logaritmo di z? Che andiamo a scegliere? Quale determinazione del logaritmo di z andiamo a scegliere? Abbiamo detto che il logaritmo di z è l'inversa della restrizione dell'esponenziale a una banda di altezza 2 pi greco. Questa volta prendiamoci come banda la banda che va tra 0 e 2 pi greco. Diciamo così, sia ciò sia condito. No, ci sono, ci sono, sia S uguale z uguale x, parentesi la prima di mettere in z uguale, va bene, uguale x più y, no? Tale che x appartiene ad r e 0 minore uguale di y, minore stipendio di y, no? Minore uguale di 2. Allora, l'esponenziale xp, ristretto a s, è xp, la stessa grandezza, ristretto da s, a s, due punti. Di S a valore in C star, quindi c'è C star, è invertibile. Indichiamo con log l'inversa di tale funzione. Logaritmo del modulo di z
più i al z a partire per s. Tutto? Sì. Senza fatto appartenente ad S. Dove? Dove? L'argomento di 0, lo so, perché ho scelto tra 0. Appartiene a 0. Compreso 0. No, scusa. 0, 2. Ah, scusa. Scusa, 0. 0, 2. Abbiamo scelto questa determinazione del logaritmo. Quindi in questo caso questo lo posso scrivere. No, abbiamo fatto questa scelta del logaritmo, d'accordo? Quindi questo è uguale. E alfa. Cosa viene? No, a posto del retto di z, scusa, devo sostituire questa espressione. D'accordo? Quindi aperta tonda, logaritmo del modulo di z più i argomento di z, che è uguale. Guardate, così è all'alfa logaritmo del modulo di z, e non è altro questo che il modulo di z all'alfa. Vi trovate? Stato qua tutto qua, è all'alfa logaritmo del modulo di z, allora, per e i alfa i alfa l'argomento di z con l'argomento c'è l'argomento di z a di z appartenente a 0 più d'accordo? D'accordo? Questo è la scelta di posizione. Possiamo lanciare questa parte qua sotto, ragazzi, tutto. Ragazzi, queste sono le nostre curve, d'accordo? Questo è gamma R epsilon e questo è fatto da quest'arco di curva gamma epsilon R grande e questo è l'arco di circonferenza, l'arco sta sulla circonferenza dicendo origine del raggio R grande, d'accordo? Dove parte da un angolo, questo è un angolo epsilon e questo è un angolo
questa è doppio di greco meno epsilon, quest'angolo qua. Gamma R epsilon piccolo è l'arco circonferente, centro di il raggio R piccolo, e sempre questo stesso angolo, epsilon 2 epsilon meno epsilon. E poi abbiamo questi due segmenti, e poi li congiungiamo. Con questi due segmenti, questa lettera C, quindi il vostro dominio è questa lettera C. D'accordo? Ragazzi, ho dovuto togliere tutta questa seminetta. Perché ho fatto questa seminetta? Perché la vostra funzione è analitica, dove è analitica di tutto il piano complesso meno questa seminetta. E I ci sta meno 0 uguale a x più c trasponente di c, tale che x è maggiore di 0, y maggiore o uguale di 0 e y uguale a 0. Togli tutta questa segreta, ma ci sta già 0, già l'avevo tolto per il se fate il conto, come abbiamo scelto il logaritmo, no? Abbiamo preso l'argomento del logaritmo che va tra 0 e 2π greco. Quindi la funzione logaritmo non sarà analitica, neppure continua, sulla semiretta, su questa semiretta c'è la radice, è l'asse x. E quindi la stessa cosa varrà per la funzione potenza. D'accordo? Quindi devo toglierci questa semiretta e devo toglierci anche l'origine. Quindi per questo ho questa lettera C, che piano piano epsilon tende a 0, R grande a più infinito, R piccolo tende a 0. D'accordo? Vi trovate? Qualche dubbio? No. Allora ragazzi, appena si faccia il solito procedimento, un lato perché mettiamo dei residui, dall'altro lato divideremo l'integrale sui vari fatti, vediamo poi cosa si passerà al limite. Allora, aperto dei residui, queste qua, chi sono le singolarità di questa funzione che cadono all'interno della curva? 0? No, 0 no, perché 0 sta qui, vedete, non ci cade, l'ho fatto apposta, ci hanno messo così. Meno 1. Meno 1, esattamente, non fanno meno 1, quindi fanno il residuo della funzione del punto meno 1. Quindi vado a costruire qui. Allora, meno 1 è un polo di ordine, ha detto lui? È un polo di ordine. Quindi questa è la cosa uguale. Allora, due spiegare qui. Andiamo qua, ragazzi, allora, devo fare il numeratore diviso la derivata del denominatore. Quindi 1 fratto. Allora, chi ha la denominatore? Aspetta, questo è il che z all'alfa per 0 viene z all'alfa più 1. D'accordo? Quindi viene alfa più 1. Alfa più 1 che moltiplica. No, niente, ci viene. Alfa più 1 tra parentesi. Ah, tutto. Togli tra parentesi. Questo è z all'alfa, per z viene z all'alfa più 1. Quindi la derivata di alfa più 1 è moltiplica z all'alfa. Dove? Z. Più, cioè z all'alfa, più alfa per z, no, senza parentesi, z all'alfa più 1. Grazie. D'accordo? Trovate? Ma questo è metterci meno 1, che è uguale 2 pi greco i 1 fratto alfa più 1 elevato a meno 1, cioè meno 1 all'alfa, no, meno 1 tra parentesi
Così metto su. Allora, alfa più 1. Questo viene qui z 1 fra alfa per z alfa, questo tutto è alfa uguale z uguale meno 1. Allora viene alfa z alfa più z alfa, z alfa più alfa z alfa z, d'accordo? Così in modo sostituisco, quindi questo è uguale, aspetta, ma questo è uguale tutto il punto z è uguale meno 1, quindi questo è uguale a 2 più greco i, allora metà su 1 fratto metà z alfa in evidenza, no? Resta alfa più 1. Questo viene a qui meno 1 viene meno alfa, meno alfa, no. Perché a posto se serve meno alfa, tutto bene, tutto alfa alfa la verità è uguale 2 più 3 i santo zeta alfa. Che è uguale? Poi dall'altra lavagna, no? 2 più 3 qui 1. Aspetta, z alfa è chi? Quella è l'espressione di z alfa, d'accordo? Devo sapere questa espressione di z alfa. Quindi sostituisco il modulo di z. Allora, il modulo di z alfa z uguale meno 1. Il modulo di z quant'è? 1, quindi viene 1 alla alfa e 1, d'accordo? Poi per e alla alfa i l'argomento di z, qual è l'argomento di z? Alfa è uguale, z è uguale a meno 1 meno pi greco, d'accordo? Quindi viene e elevato a i alfa pi greco. Trovate ragazzi? Trovate a questo punto? Quindi ragazzi, qua possiamo scegliere questo. Questo ragazzi, questo quando r piccolo è minore di 1 e r grande è maggiore di 1. Che quello sta qua. Avete questo ragazzi? E quando x è abbastanza. Quindi ragazzi, possiamo scegliere qua, questo è uguale, ce l'hanno sta provando, se r grande maggiore di r minore che minore di 1, okay. 2 minore di faccio che alla i alfa per i alfa, d'accordo? Facciamo sotto. Trovate ragazzi, adesso spezziamo l'integrale sui vari gradi. Questo è qua. Allora abbiamo l'integrale su gamma epsilon r grado di 1 fratto intensità, d'accordo? Poi abbiamo
Ragazzi, guardiamo sempre che noi percorriamo le curve del verso antiorario. Poi abbiamo l'integrale su gamma piccolo, epsilon piccolo, però lo stiamo percorrendo adesso nel verso, questo è il verso orario, con gamma epsilon piccolo, intendiamo la curva percorsa nel verso antiorario, quindi viene meno l'integrale su gamma. E poi abbiamo l'integrale su questi due segmenti. Guardate questo primo segmento. Chi sono questi due punti? Chi è questo punto, ragazzi? Allora, questo è il punto che sta sulla circonferenza di centro origine raggio R grande. E l'angolo è l'epsilon. E poi si chiama, e la fase di questo punto è giusto epsilon. Quindi questo non è altro che R grande è alla I epsilon. D'accordo? Questo punto chi sa che dice, ragazzi? Questo R piccolo è alla I epsilon. Vi trovate? Quindi dobbiamo analizzare questo segmento. Che è la parentesi su questo segmento? Che a T appartenente a R piccolo R grande assorbe T e alla I epsilon. E questa è l'equazione, scusa, l'equazione di un segmento. Per T uguale a R piccolo state in questo punto, R e I epsilon. Per T uguale R grande state punto R e I epsilon, questa equazione di conseguimento. Quindi cosa viene? Facciamo l'integrale. Più l'integrale. No, tra R e R piccolo, R grande. Questo qua. No, la. Allora, aspetta, state attenti, ragazzi. Dobbiamo farci. La funzione calcolata. Sì. Su questo. Diamo questo alla z. Aspetta, chi è z? Chi è z all'alfa? Z all'alfa, quella è l'espressione di z all'alfa. D'accordo? Quindi dobbiamo fare t il modulo di questo all'alfa. Ma chi è il modulo di questo? Il modulo di. Chiaro, dobbiamo calcolarci la funzione z all'alfa su questo. Su questo punto. Questa curva. Quindi dobbiamo sostituire z t e y. E calcola questa espressione, questa è l'espressione di z. Quindi al posto di z dobbiamo metterci t e i epsilon. Ma chi è il modulo di t e i epsilon? Il modulo di t per il modulo di e i epsilon. Il modulo di e i epsilon quant'è? 1. D'accordo? Quindi viene il modulo di t all'alfa e t all'alfa. Poi per E elevato ad alfa e all'alfa di l'argomento di z. Ma quanto è l'argomento di questo punto, ragazzi? Del punto T e I e, cioè, qual è il suo argomento? Che è il suo argomento? Epsilon, d'accordo? Quindi viene E elevato all'alfa I epsilon. E moltiplica z più 1, forse z è sostituito. Allora, t. Z da quella là ci dobbiamo sostituire questo qua. T. Da questa parte qui, la z succede t e i epsilon più 1. Dell'argomento delle. No, no, z. Z più z. Per la derivata. Quello là. La derivata di z. La derivata di, come si chiama, della curva. Che viene e i epsilon. No.
T. D'accordo ragazzi, è chiaro tutto questo passaggio? Questo è un po' più complicato, più delicati. È chiaro? Quando Z all'alfa deve andare a sostituire quel valore lassù. Allora, se andiamo su altro segmento. Questo segmento, chi è questo punto? Questo punto qui è R e alla I diverso. Questo punto chi è? R piccolo e alla I meno epsilon. Chi è la parallelizzazione di questa curva? Vediamo un po'. Che a chi appartenente a R piccolo e R grande associa T e alla I 2 T greco diverso. C'è anche questo modo, però ragazzi, guarda, per T uguale a R piccolo, per T uguale a R piccolo, dove sto? Sto qui. E per T uguale a R sto qua. Qui sto percorrendo la curva nel verso opposto a quello che mi serve. Quindi dovrò metterci un segno meno. Meno. L'integrale. L'integrale tra R piccolo e R grande. 1 tratto. Andiamo a farlo adesso. Dobbiamo fare z all'alfa. Per z all'alfa questa espressione. Il modulo di questo. Devo fare il modulo di questo qui. Quello sotto. Di questo sotto. Chi è il modulo di questo? Il modulo di t per il modulo di e alla i 2 pi greco epsilon. Ma chi è il modulo di e alla i 2 pi greco epsilon? 2 pi greco meno epsilon è 1. È 1. Quindi viene t all'alfa. E l'argomento per e all'alfa i l'argomento di quindi è per all'alfa i l'argomento di questo di z. Chi è l'argomento di questo? 2 pi greco meno epsilon. 2 pi greco meno epsilon. Aperta tonda. Meno epsilon. Okay. Aperta tonda. Dobbiamo fare z più 1, quindi t per e alla i 2 pi ah, no, senza alfa. No, sì, perché c'è. Aperto meno y più seconda più più seconda per la derivata di questi rispetto a t, quindi t è elevato alla i 2 greco meno y quindi t greco lasciamo epsilon fisse, facciamo tendere r piccolo a 0 ed r grande più infinito. Cosa succede? Questo fatto implica quando r grande tende a più infinito e r piccolo tende a 0. A sinistra vede e è 2 pi greco i. No, scusa, faccio. Viene 2 pi greco i fratto e alla i alfa p, d'accordo? Questo è uguale. Adesso facciamo tendere r piccolo a 0 ed r grande a più infinito, no? Quel primo tempo. Questo qui, ragazzi, quando r grande a più infinito deve applicare il lemma del grande cerchio e questo tende, questo qua quando è z tende a 0. E se compiliamo questa funzione per z, questo tende z tende infinito tende a 0, quindi nella grande cerchio questo tende a 0, comunque sia y, d'accordo? Quindi questo tende a 0, perché per la grande cerchio questo tende a 0. Questo qui per il lembo del piccolo cerchio, ragazzi, per il lembo del piccolo cerchio io vi ho detto cosa vedete, se f di
voi sapete questa funzione f di z, cioè di moltiplicare, ragazzi, se avete una funzione f di z, se z tende a 0, l'integrale su gamma n quando r tende a 0 tende a 0. Questo continua a valere se voi avete che la funzione z per f di z tende a 0. D'accordo? E quindi questa parte di moltiplicare per 0, questa funzione, siccome f è minore di 1, questo per z tende a 0 tende a 0. E quindi per l'm è più piccolo di questo tende a 0. Cosa sono questi due? Quando r, allora vediamo un po' cosa, questo posso portarlo fuori. Quindi è uguale a 1 fratto e, no, e alfa i epsilon viene integrale, ragazzi, quando r è piccolo tende a 0, deve r tende a più finito, questo deve rimanere da 0 più finito, di 1 fratto t all'alfa aperta con t per no, e alla i epsilon più 1. Resta pure questo qua, è la riepsilon per farlo fuori. No, è. D'accordo, ho portato questo e questo è portato di fuori, fa del n piccola 0 e n più infinito. Ok, facciamo questo. Meno. Questo lo sopra, sopra è elevato per 2 pi greco meno epsilon. Tratto e all'alfa i 2 pi greco meno epsilon, l'integrale tra r piccolo tra 0 più fine, sì, di 1 fratto t all'alfa aperta tonda i e alla i per pi no più, cioè più 1, invertiti, vi trovate? Questo è epsilon, molto vicino per epsilon piccolo. Adesso c'è la tendenza epsilon a 0, questo fatto è indica. Questo è tale qua, sì. 2 pi greco, 2 pi greco i e alla i alfa. Quando epsilon tende a 0, questo tende a 1, questo è un po' ragazzi, qui, allora, qua quando epsilon tende a 0, questo tende anche, questo tende a 1. Però c'è un problema, come portare il segno? È possibile scambiare il segno di limite con il segno di integrale? Questo è il punto. Avete il limite di questo per epsilon che tende a 0. Se voi potete scambiare il segno di limite, il segno di integrale, cosa viene? L'integrale del limite per epsilon che tende a 0. Quando epsilon tende a 0, questo tende a 1, avete finito. Si può fare questo. Non sa vedere il perché, ma potete scambiare il segno di limite con il segno di integrale. D'accordo? Io dico questo. Quindi questo tende. Viene l'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto t alfa aperta tonda t più 1 in dt meno quando è epsilon tende a 0, questa è cosa tende? Epsilon è elevato a i 2 pi greco, chi è elevato a i 2 pi greco? Sarebbe il coseno 2 pi greco più il seno 2 pi greco, sarebbe meno 1, no, sarebbe più 1, coseno 2 pi greco più il seno 2 pi greco è 1. Questo sopra viene 1. Sotto che cosa tende? 1 fratto e all'alfa i 2 pi greco. È l'integrale tra 0 più 1 fratto. Ragazzi, anche qui avete il limite di questa quantità per epsilon tende a 0. Se scambiare il segno di limite integrale, si può fare questo. Quando epsilon tende a 0 è elevato a i 2 pi greco, è elevato a i 2 pi greco non è altro che 1. Vi trovate? Quindi viene 1 fratto t alla alfa per t più 1.
Fidiamo di questa parte che potete scrivere sì o sì integrale. Quindi questo fatto indica l'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto t all'alfa per t più 1 in dt è uguale a 2 più greco i fratto e al i alfa più greco alfa questo qua alfa e alla i alfa più greco che moltiplica 1 su 1 meno 1 fratto questo qua vi trovate? Trovate? Che è uguale che è 2 pi greco i fratto e alla i alfa pi greco però ragazzi cosa c'ho qua? E la che prendo su questo, quindi viene elevato su 1 diviso elevato a t alfa pi greco, questo per questo, no? Sì. Quindi viene meno no, sotto elevato a meno i alfa pi greco. Mi trovate? Trovate? E questo è uguale. Dividiamo la 2 per 2 per 2, quindi viene pi greco fratto e elevato a pi alfa pi greco meno elevato a meno pi alfa pi greco fratto 2i è uguale a pi greco per seno sono diviso scusa di alfa pi greco questo è tutto un argomento del seno eh? Alfa pi greco sì. Trovate? Ragazzi, fate a casa integrale tra 0 e più infinito radice di x da x al cubo più 12 vi viene pi greco terzi integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto radice di x perfetto x quadro più 1 di x è uguale a pi greco sulla radice di 2
sia P, due punti, Z appartenente a C, associa 3Z cubo meno 2Z quadro più 5. P è iniettiva. P è suggettiva. A trovare una z, comunque fisso una come su più appartenente a c, riesco a trovare una z appartenente a c dalla p di z è uguale a w, d'accordo? Quindi diciamo p è suggettiva se solo se w. Per ogni W appartenente a C esiste Z appartenente a C tale che due punti. P di Z è uguale. Cosa vuol dire P di Z è uguale a W? Cioè? La doppia freccia. Uguale a W esiste. Chiedo 3Z al cubo meno 2Z al quadro più 5 è uguale a W. Allora ragazzi, comunque fisso W appartenente a C, riesco a trovare una Z tale che 3Z dal cubo meno 2Z da 4 più 5 uguale a W? Polinomio non costante, allora stai chiedendo se questa equazione ammette una radice, questa vi state domandando, questo è un polinomio non costante. Allora, per il teorema fondamentale dell'algebra esiste almeno una z che questa è uguale a 0. Quindi esiste una z tale che 3z al cubo meno 2z da 4 più 5 meno più uguale a 0? Sì, per il tema fondamentale è l'algebra. Allora, esiste il teorema, il teorema fondamentale dell'algebra tale equazione ha soluzione. Però c'è aperto la per ogni doppio W appartenente a C tale equazione ha soluzione. D'accordo? Li trovate?
Okay, quindi l'applicazione è surrettiva. È iniettiva. Cosa vuol dire iniettiva? Che ha due valori, ha due z di valori z diversi, corrispondono a due immagini diverse. Guarda. Oppure che se due punti hanno la stessa immagine, sono essi sono uguali. La situazione è di quindi facciamo uscire. Sì, 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 la risposta qui è sì. La seconda sì. Andiamo alla prima. Cosa vuol dire che è iniettiva? Due punti hanno la stessa immagine, implica che i due punti sono uguali. Guarda, che prendete questa equazione, ragazzi. 3z al cubo. Circa. 3z al cubo. Meno 2z qua. Più 5 uguale 5. Questo è veramente a scrivere. Doppia freccia. Viene. 5, 5, 5, 5 se ne va, vedrò? Sì. Mettendo z qua in evidenza, z 4. Aperta tonda, 3, z, meno 2, uguale 0. Questo è veramente a scrivere. Z uguale 0, oppure no, a fianco qui 0 uguale 2 terzi. Quindi ragazzi, prima di iniettiva, perché se vi fate P di 0, questo è uguale a P di 2 terzi è uguale a 5, d'accordo? Se fate P di 0, se fate P di 2 terzi, entrambi sono uguali a 5, perché mi dicono queste equazioni. Quindi l'applicazione non è iniettiva, quindi la risposta è no. No. D'accordo? Quindi è surriettiva o non è iniettiva? Ok, finito. Grazie. F di Z uguale Z più 3 che moltiplica E elevato a 1 su Z più 3 è solo di là. Più il logaritmo principale di z più 4. Allora, scrivere lo sviluppo di Laurent di f in un intorno forato di meno 3 di punto iniziale meno 3, procedo più per avanti, punto iniziale meno 3 circa,
sopra la prova di f di potenziale meno 3 più l'interno forato in la cosa. Poi dire di che tipo di singolarità è il punto meno 3. Calcolare il residuo di f in meno 3. Allora, c'è l'esponenziale qui. Se io faccio lo sviluppo dell'esponenziale intorno allo 0, potenziale origine, abbiamo che e alla doppia v è uguale sommatore su n che va da 0 più infinito doppia v alla n fratto n fattoriale per ogni doppia v appartenente a c. Cosa? Quindi e elevato z, cioè z più 3 che moltiplica e elevato 1 fratto z più 3, posso scrivere come z più 3 che moltiplica sommatore su n finito di z più 3 di 1 fratto z più 3 alla n per 1 fratto n fattoriale che è uguale sommatore su n che uguale tra 0 e più infinito di 1 fratto z più 3 alla n meno 1 per 1 su n fattoriale. Questo se z è diverso, ma se z appartiene a c meno il punto meno 3, cioè se z appartiene a c meno il punto meno 3. Qui adesso abbiamo fatto lo sviluppo della prima parte, abbiamo fatto lo sviluppo, d'accordo? Qui faccio lo sviluppo della seconda parte. Trovate? Faccio lo sviluppo della seconda parte. Allora ragazzi, guardate la cosa, il logaritmo di z più 4 lo posso, devo fare lo sviluppo intorno al punto meno 3, quindi io mi serve meno 3, quindi posso uscire come il logaritmo di z più 3 più 1. Questo posso scrivere come il logaritmo di z più 3 più 1. D'accordo? Se la farò la cosa. Ciao. 1 fratto doppio v più 1, questo posso scrivere poi 1 fratto 1 meno aspetta tu meno doppio v, d'accordo? E chi è lo sviluppo di questo? Guarda Sergio, bene, abbiamo visto queste qua, sommatorie su n che va da 0 e più infinito di meno 1 alla n per doppia v. Allora, quando è vero questo ragazzi? Se il modulo di doppia v è minore di 1, se il modulo di doppia v avanzata all'interno della circonferenza centro origine e raggio. D'accordo? Adesso per esempio
un punto 0 a più. E andare a integrare, usare il segmento di x z con l'origine. D'accordo? E andare a integrare questa relazione. Sul lungo questa curva, indicare questa curva con gamma z. E andare a integrare ambi i membri lungo questa curva. Quindi cosa ottengo? Integrare su gamma z di 1 fratto gamma z, che il segmento che unisce il punto z di luce w più 1 in dw uguale all'integrale su gamma z sommatorio su e ragazzi, come si calcola questa integrale? Se voi conoscete la primitiva, dovete calcolare l'integrale. Chi è la primitiva? 1 fratto W più 1? W più 1. Quindi questo è uguale a il logaritmo principale di W più 1 calcolato dove? Sugli estremi della curva. Quindi calcolato quindi gli estremi della curva che sono 0 e z, che è uguale a questo, cioè questa parola che è questo. Viene, se dobbiamo mettere il valore z, viene il logaritmo più z più 1. Se mettiamo il valore 0, il logaritmo di 1 fa 0, quindi questo è uguale al logaritmo di z, z più 1, scusa, d'accordo? Poi ragazzi, allora, posso scambiare, qua io vorrei scambiare il segno di 0 e segno di integrale. Posso fare questo? Ricordate di sì, perché la serie converge, questa è la convergenza 1, quindi la serie converge nel cerchio centro-origine raggi 1. Avete la convergenza uniforme, dove su tutti i compatti contenuti in questo cerchio. Quindi per esempio, se prendete un cerchio di centro origine è il raggio più grande della distanza di z dall'origine, d'accordo? In questo cerchio avete la convergenza uniforme. Quando avete la convergenza uniforme potete scambiare, ricordate che avete il segno integrale con il segno di serie. Capito come sta fatto? Avete la serie converge nel cerchio di centro origine raggio 1 aperto. Allora abbiamo visto che questo implica che la serie converge uniformemente su tutti i compatti strettamente contenuti dell'insieme di convergenza. Quindi se prendete un cerchio di centro origine raggio R, dove R è più grande la distanza di Z dall'origine, in questo cerchio, tutto questo cerchio c'è la convergenza di fondo. Quindi potete scambiare il segno di serie con il segno di integrale. Quindi scambiando questo è uguale, la sua questa è uguale, sommatorio su R che vale tra 0 e più infinito meno 1, alla fine si fa di 2. Integrale su gamma z di W alla n. Ma chi è la prima di W alla n? W alla n più 1. Quindi questo è uguale a sommatorio alla n. W alla n più 1 fratto n più 1 calcolato tra 0 e z, quindi è uguale a sommatorio su n tra 0 e infinito questo per ogni z, se questo è sempre il modulo di z è minore di 1.
trovate? Quindi ragazzi, abbiamo visto lo sviluppo del logaritmo di z più 1 se il modulo di z è minore di 1. A questo punto, vediamo la sua funzione. Il logaritmo di z più 4. D'accordo? Siamo sotto qua, il logaritmo di z più 4. Lo posso scrivere, il logaritmo di z più 3 più. Applico questo sviluppo che ho fatto prima, dove questo deve essere. Vediamo la forza, ragazzi, non sono felice di chiamare quello z, eh? No, togliete uno di sotto. Z come da mano. Mi piace chiamarlo z, chiamiamolo psi. Quindi questo qui gamma sì gamma sì gamma sì 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 sì. Quindi poi ragazzi, invece z, scusa, gamma z, questo è lo z chiamato psi. Psi abbiamo chiamato, z abbiamo chiamato psi, quindi abbiamo il logaritmo psi più 1 è uguale a sommatore, cioè da 0 più b, meno 1 alla n, psi alla n più n più 1, se il modulo psi è più piccolo di 1. D'accordo, adesso abbiamo il logaritmo di z più 3 più 1. Questo lo posso applicare questa formula precedente dove chi è psi è z più 3, quindi deve essere z più 3 minore di 1. Se z più 3 minore di 1, questo posso scrivere uguale, insomma posso andare questa formula qui dove al posto di psi c'è z più 3, somma cosa su n che fa z più 3 meno 1 alla n z più 3 alla n più 1 fratto n più 1 se no il popolo è minore di 1. E quindi si è fatto, ragazzi, lo sviluppo del logaritmo di z più 4 intorno del punto meno 3. D'accordo? Quindi adesso vediamo questi due risultati, in conclusione a dire che questo è uguale a sommatore su n che vale tra 0 e più infinito di 1 fratto z più 3 alla n meno 1 per 1 su n fattoriale più sommatore su n che vale tra 0 e più infinito di meno 1 alla n per z più 3 alla n più 1 fratto n più 1. Questo non è vero, ragazzi, il primo è vero se z è diverso da meno 3. Secondo me, se il modulo di z è meno 3 minore di 1, quindi tutto non sarà bene quando il modulo di z è meno 3 minore di 1 deve essere maggiore di 0, che z deve essere meno 3. Quindi se 0 minore del modulo di z è meno 3 minore di 1. Quindi si è fatto lo sviluppo di Lorà. Della funzione intorno forato del punto meno 3. D'accordo? Ragazzi, che tipo di singolarità ha la funzione? Che tipo di singolarità ha la funzione? Z è diverso da meno 3. Non c'è meno 3, z uguale a meno 3. Che tipo di singolarità? Che tipo di singolarità è il punto z? È un polo di ordine 1? No. N-1. Cos'è?
Ragazzi, chi è la parte caratteristica? Qua c'è la parte caratteristica, a destra. C'è la parte caratteristica qui. Qui sta la parte caratteristica. Vediamo un po'. Per n uguale a 0, scriviamoci un periodo. Per n uguale a 0 cosa ottenete qui? Z più 3 a meno 1, quindi sarebbe 1 su z più 3 a meno 1, quindi sarebbe z più 3, che non è parte caratteristica. Per n uguale 1 ottenete questo vale 1, e quindi non è parte caratteristica. Poi per n uguale 2 ottenete z più 3, 1 fratto z più 3, così via. Quindi quanti sono i termini della parte? La parte caratteristica, quanti termini ha? Infiniti termini. A partire da 2 in poi, tutta parte caratteristica. Quindi la singolarità è essenziale. 0, no, meno 3, è una singolarità essenziale. È chiaro, ragazzi, questo fatto. Qua tutta parte regolare. Vedete questa parte qui. I primi due termini fanno parte della parte, sono della parte regolare, devi accoppiarla a quello di destra. Poi tutti gli altri, a parte caratteristica. E quanto è il residuo? Per calcolare il residuo deve andare il coefficiente di chi? Del termine 1 su z meno 3. D'accordo? C'è un po' di sviluppo qua. I primi termini questi chi sono? Vabbè, per n uguale 0, cosa ottiene? Otteniamo z più 3. Per 1 fattoriale 0 fattoriale 1, per n uguale 1 questo fa 0 più 1, per n uguale 2 cosa otteniamo? 2 meno 1, 1 più 1 fratto z più 3 per un mezzo, d'accordo? C'è ancora un altro termine, per n uguale 2, per n uguale 3, 1 fratto z più 3 al quadrato per 1 su 3 fattoriale più 1 di più. Ragazzi, questa parte qui la potete accoppiare con questi termini, qui fa parte la parte regolare, questa è la parte caratteristica. Il termine dovete andare a vedere per calcolare il residuo, il termine su 0 più 3 e prendere i coefficienti, e due coefficienti un mezzo, quindi il residuo è un mezzo. Il residuo di f è il punto meno 3 e 1 mezzo. F di z, uguale z alla n più 2 per elevato e a meno 1 su z, ci sono sia n maggiore di 0, n1 naturale,
numero naturale. Allora, ragazzi, chi sono le singolarità di questa funzione? Z è diverso da 0. No, chi sono le singolarità? Z uguale 0. Z uguale 0. Z uguale 0 singolarità. D'accordo? Quindi c'è 0, singolarità isolata. Poi, facciamoci lo sviluppo. D'accordo? Quindi abbiamo che f di 0, facciamo sviluppi l'ora intorno al punto 0. F di 0, f di z è uguale z alla n più 2. Io faccio lo sviluppo delle esponenti, lo sviluppo di elevato a meno 1 su z. Cosa devo fare? Lo sviluppo è esponenziale. E al posto di incognita mette il c1 su meno 1 su z, quindi viene sommatorio su n che vale da 0 più infinito di meno 1 alla n, tra parentesi, no, meno 1 per 1 su z alla n per 1 su n fattoriale. Scusa, però ragazzi, stiamo attenti, qua non usiamo n, qua abbiamo usato n fissato, d'accordo? Quindi usiamo come indice di sommatorio, usiamo k. Che è uguale, sommatorio su k che vale tra 0 e infinito, meno 1 alla k. Per 1 fra z a k elevato a k meno n, sì, meno 2. Allora faccio dividendo, faccio per 1 su k fattoriale, k fattoriale, d'accordo? Questo per ogni z appartenente a c meno l'origine a c stato, cioè dire appartenente a c stato. Ragazzi, che si fare la vostra funzione? Come quello di prima. Ragazzi, della parte caratteristica. Qui si vede, appena k è più grande di n più 2, questi sono tutti i termini del tipo 1 su z elevato a qualche cosa. Sì, tutto la parte artistica di termini. Qui la singolarità è essenziale. Già. Zero singolarità essenziale. Professore, scusi, perché su 1 su z non abbiamo messo il segno meno? Meno 1. Almeno una la K è essenziale. Quanto è il residuo? Il coefficiente del primo termine della parte della testa. Però chi è il primo termine? Vabbè, dobbiamo provare. Qual è il primo termine qua? Sapete quando ne fate? C'avete n qui? Fino a quando K non è maggiore di n. Allora, quando avete il primo termine? Quando questa quantità quanto deve essere? Avete il termine 1 su z, quando questa quantità qua, questo coefficiente, è uguale a 1. Quindi risolvo questa. K è uguale a 1. D'accordo? Allora ci sta. Quando k meno n meno 2 è uguale a 1, allora avete il termine 1 su z. Quindi questo potete scrivere. K è uguale a 1. 2 più n uguale a n. Quindi quando k è uguale a n più 3 ottenete il termine 1 su z. E quindi quando sarà il coefficiente che sta davanti? Come interessa il coefficiente sta davanti? Il coefficiente sarà davanti, sarà meno 1
alla n più 3 n più 3 fattoriale. E questo è il residuo di f del punto 0. È chiaro? F di Z uguale sommatore su K uguale da 1 più infinito che moltiplica k più 2 fratto k per k più 1 per e alla k poi per z più i elevato a k per k. Non sono questo. Questo per ogni si affinizia. Per ogni da partenza c'è. No, per ogni da partenza c'è. Dove sarà questa? Nella ragione della partenza. Per calcolare la derivata di ordine 100 calcolare la derivata di ordine 100 F nel punto I nel punto meno I vediamo ragazzi qual è la radiconvergenza di questa serie? Questa è la calcolare la radiconvergenza da fare per esempio A con N più N diviso A con N in modo di A con N più diviso in modo di A con N fare il limite da N più infinito e poi farsi l'inverso allora, cioè, il limite del modulo di A con N più diviso il modulo di A con N su N abbiamo un K di medici un K allora A con N più ne cosa viene qua? Mentre c'è K più 1 no? Quindi 3 k più 3 fratto k più 1 che moltiplica k più 2 k più 1 non
che devi fare? K per K più 1. Andiamo a K. 3 K. Tutto questo è una variante si può. Ragazzi, sopra che c'è? Abbiamo un polinomio di secondo secondo di terzo grado, no? E il coefficiente di grado massimo è 3, no? Di questo qua, ah. 3. Poi qui sotto cosa abbiamo? Questo è di secondo grado, questo è di terzo grado, qui il coefficiente massimo è 3, lo trovate? Fatto 3. Poi qui è la K, sulla K più 1 su F, quindi 1 su F. Questo è il punto, trovate? Quindi io devo alla 1 su F. Quindi questo fatto implica che R è uguale ad N. I raggi di convergenza ed è. Quindi questo è vero, per ogni z appartenente alla circonferenza, facciamo così, per ogni z appartenente a C, tale che il modulo di z più i, no, è minore. Ok, calcolando la radiale, questa è la radiale di ordine 100. Chi è la radiale di ordine 100 di? Questo è lo sviluppo di Taylor. Quando fatto lo sviluppo di Taylor, questo è lo sviluppo di Taylor di punto iniziale z0. Quando fatto lo sviluppo di Taylor di punto iniziale z0, il coefficiente a con k, chi è? La derivata di f di ordine k nel punto z0 fratto k fattoriale. D'accordo? Quindi, se uno deve calcolare la radio di ordine 100, deve andare a cercare coefficienti di ordine 100. D'accordo? Vediamo un po'. Quindi, prendete il coefficiente di ordine 100, quando k, k più 1 uguale 100. Trovate? K. E moltiplica. K più 1 uguale 100. Questo è quello che adesso eseguiamo questa equazione. Doppio freccia k qua più k meno 100 uguale 0. Ragazzi, questi qua sono numeri naturali, d'accordo? Le soluzioni, queste le soluzioni sono, scampo, sono numeri reali, non sono numeri naturali. Quindi questo vuol dire che esiste un numero naturale k, tale che k per k più 1 uguale 100, d'accordo? Quindi in questo sviluppo il coefficiente di f z più i alla 100 quant'è? Qua dentro non compare il coefficiente z più i alla 100. Quindi cosa vuol dire? Quindi non compare il z più i alla 100. Cosa vuol dire? Il suo coefficiente è uguale a 0. Quindi la derivata di f di ordine 100 nel punto i nel punto meno i è 0. D'accordo? F. Certo.
e punto meno i è uguale a 0. E c'è cosa fatto, ragazzi? Vi trovate? Eh? Questo sviluppo di tela di questa funzione diventa quindi, se vuoi sapere che è la derivata di ordine scende, cosa devi fare? Andate a prendere, questo è il tuo A con K, d'accordo? Se vuoi sapere che è la derivata di ordine scende, cosa devi fare? Calcola. A con certo. A con certo, non è altro. Sì. La derivata di un discendente di f del punto meno i fratto cento fattoriale, d'accordo? Qui se voi sapete la derivata del 200 devi fare atto che per il coefficiente a 100 è moltiplicato per 100 fattoriale, quindi va a determinare questo coefficiente di ordine 100. Ma chi è il coefficiente di ordine 100? Il coefficiente che sta davanti al termine z più i alla 100. Quindi devi cercare il termine z più i elevato alla 100. Allora, z più la 100 non lo trovi, non ci sta. Perché dovrebbe essere k per k più uguale a 100. Dovrebbe esistere un naturale k, dare che k per k più uguale a 100. Questo uno che ha naturale k non ce l'ha, nel senso che questa equazione c'è la soluzione campo reale, non c'è la soluzione su insieme i numeri naturali. Quindi vuol dire che in questo sviluppo il termine z più alla 100 è moltiplicato per 0. D'accordo? Quindi vuol dire che A, perché lo sviluppo è unico, quindi vuol dire che il termine alla 100 è uguale. Quindi abbiamo arrivato. La famiglia di tutte le funzioni intere parte reale U di XY uguale X quadro meno Y quadro meno X. Ragazzi, cos'è una funzione intera? Ricordate? Una funzione analitica definita su tutto il campo
complesso, la funzione analitica su tutto il campo complesso di gamma intero. Quindi devo cercare la funzione f, due punti, che è z uguale a x più iy, z uguale a x più y, associ la parte reale che è x quadro meno y quadro meno x, questa è la parte reale, più i v di x y che non conoscete, no, v di x y, v come x y appartenenteci tutto intero, cioè analitica. Quindi la stessa cercata la funzione f definita a c su c, tale che z uguale a x più iu, si associa x quadro per y quadro meno x più i v di x più y, che sia intera. La u già la sapete chi è, quindi dovete trovare la vitale che sia intera. Allora, per essere intera, che deve essere? Grazie. La condizione sulla funzione di questa essere b di classe c1 e poi sono soddisfatte le condizioni di Cauchy Riemann. Cosa è la condizione di Cauchy Riemann? Ricordate? La derivata parziale di u rispetto a x essere uguale alla derivata parziale di b rispetto a y. La derivata parziale di u rispetto a y essere uguale meno la derivata parziale di v rispetto. Quindi dovete cercare la funzione in v di x e y che verifica quelle due condizioni. La 1 conoscete, d'accordo? Qui cercare la b che verifica queste due condizioni. La derivata di v rispetto sia non so se la terra di b rispetto a y, questo volete scrivere, questa è la terra di u rispetto a x, questa è la vostra u, che è la di u rispetto a x, anzichino x 2x meno 1, poi la derivata di b rispetto a x deve essere uguale a meno la derivata di u rispetto a y. La derivata di u rispetto a y che è meno 2y, o meno deve essere uguale a più 2y. Quindi sono cercato la funzione di b che verifica queste condizioni. Questo è scritto. Per esempio, provo a integrare. Parentesi, andiamo qui, b è uguale, c'è un b è uguale b di x e y, più c di, questa è negata rispetto a x, quindi la y avete fissata, quindi più c di y, d'accordo? Mettete questa in analogo rispetto a y, no, faccio niente, faccio siamo nella prima, d'accordo? Quindi questo è da scrivere 2x elevato, quindi c è che cosa qua? C di y più una costante c appartenente a x, d'accordo? Più c, tale che c appartenente a x. Adesso si deve ripetere, quindi b di x di y è uguale a 2x di y meno y
più c, due punti, fare che c a partire da questo. Quindi ragazzi, questa funzione è intera se soltanto se dite v uguale a 2xy meno y più c con c a partire da adesso. Sia omega grande, omega incluso in C, un aperto connesso. Ed F di omega in C. No, omega inclusi in C. Abbiamo già detto già di omega freccia C analitica. Punto. Dimostrare che se F assume solo valori reali, allora F è costante. Cosa vuol dire che F assume solo valori reali? Che la parte immaginaria di F è 0. D'accordo? Quindi F com'è? F, due punti, Z uguale x più y, no? Associo u di x y, no? A parte del tedesco alla vita. Per far vedere che ora che u in verità non è costante, non diventa x e y, d'accordo? Applichiamo sempre le condizioni di Cauchy-Riemann. Allora, in questo caso, B chi è? Non ricordo che la radio rispetto, la rispetto a X, la radio rispetto a Y. La radio rispetto a Y, la radio rispetto a Y. Allora, ragazzi, la B in questo caso chi è? Nel nostro caso, B è 0, quindi B è 0. Quindi, in questo caso, cosa otteniamo? La radio rispetto a X, cioè, quindi la radio rispetto a X, uguale a 0. L'area di u rispetto a y è uguale a 0, perché di u uguale a 0, no? E quindi ragazzi, l'area di u rispetto a x è uguale a 0,
ma omega, quindi gradiente di U è 0, ma omega è un aperto connesso, questo fatto implica che U è costante. D'accordo? E quindi così. Dimostriamo questo. Tu sei seduto davanti. Ed F, due punti, che a Z è uguale a XY, X più Y, appartenente a C, associa, ah, ma più corto che sia, associa, F di Z uguale U di XY più I B di XY appartenente a C, una funzione analitica. Allora, F è costante. D'accordo? Se la funzione a modulo è analitica e a modulo costante, allora la funzione è costante. Facciamo la dimostrazione. Primo caso. Quindi cosa è il modulo è costante? Il modulo f(z) è uguale alla costante c. Un po'. Abbiamo il modulo di f di z. È uguale a 0. Ogni z appartenente a c a c. Questo cosa implica? Che f di z che cosa è uguale?
Come si vede adesso? Questo, anzi, quello è da scrivere. Questo è da scrivere. Dove è F di Z. Forza Z. Cioè, se è modo uguale. Dallo stesso. È uguale a 0. Però di Z. Appartenente a C. D'accordo? Quindi, se la funzione, la costante è uguale a 0, prendiamo stata la funzione costante per la funzione di 2. Secondo caso. Esiste C diverso da 0, tale che il modulo di F di Z è uguale a C però Z appartiene a C, d'accordo? Con C è diverso da 0. Quindi adesso guardate cosa implica. Che il modulo, aspetti, che il modulo di F, il quadrato del modulo di F è uguale a C al quadrato. Ma chi è il quadrato del modulo di F? È non altro che O al quadrato più B al quadrato. D'accordo? Su è la parte della cifra di 0 che U al quadrato di XY più B al quadrato di XY è uguale a C al quadrato per ogni XY appartenente. Scusate cosa è X e Y una questa? Questa cosa è? Deriviamo questa equazione, ragazzi, la funzione è analitica, quindi voi vi impazzate sulle classi C infinite, no? Quindi dobbiamo derivare rispetto, quindi impazzate sulle classi C, dobbiamo derivare rispetto a X e rispetto a Y entrambe. Questa qua. Deriviamo rispetto a X, cosa vi dico? Due volte, la sinistra. Questo fatto è 2, la radio di un rispetto a x per u di x più 2, la radio di rispetto a x è uguale a 0, virgola, e anche abbiamo desideriamo rispetto a y, no? Siamo che la stessa cosa desideriamo rispetto a y, questa cosa è u di x, u è vivere da x e y, però x e y appartenenti a ragazzi. Ragazzi, abbiamo qui derivato anche i membri rispetto a x prima e poi anche i membri rispetto a y. Provate? Derivato rispetto a x, se rispetto a x, se rispetto a y, c uguale a 0. Vi trovate? Ragazzi, ricordiamoci, allora la funzione è analitica, quindi la condizione di Cauchy
prima, rischiamoci qua. Circa. La derivata u rispetto a x uguale alla derivata di v rispetto a y meno la derivata. Ragazzi, qui la derivata di v rispetto a x, usando queste condizioni, io ho fatto integrale. Fatta con le condizioni, ripiazzare la radio B rispetto a x con meno la radio rispetto a y, quindi no, implica che 2 la derivata di u rispetto a x, questa lascia così per u, poi la radio B rispetto a x come metterci meno e voilà zero. L'altra fa la stessa cosa, che nel 2 la radio di u rispetto a y per u, la radio di rispetto a y può essere la radio di u rispetto a x più due volte la derivata yeah. Ragazzi, cosa facciamo? Moltiplichiamo la prima per u e la seconda per v. Portiamo questa per u e questa per u. Cosa per u? Viene 2 la radio di u rispetto a x per u al quadrato meno 2 la derivata di u rispetto a y per u per v è uguale a 0. La seconda per v, quindi 2 la derivata di u rispetto a y per u per v più 2 la derivata di u rispetto a x per v4 è uguale a 0. Finale. Questo fatto implica, qui qua su, tutta. Ragazzi, guarda, sommiamo membro a membro. Quando sommiamo questo e questo spariscono, vedete? Se sommiamo membro a membro, cosa resta? Questo più questo. Quindi resta due volte la derivata di u rispetto a x, aperta tutta, un quadro più di quadro. Ma voi cosa sapete, ragazzi? Che quadro più b quadro chi è? Non è altro che c quadro. Quadro più b quadro, dobbiamo scritto qui, un quadro più b quadro è altro che c quadro, che è diverso da 0, d'accordo? Sta spostando c verso da 0, quindi cosa fatto? I la radio rispetto a x è uguale a 0 in alto, questo in alto, questo in alto, questo fatto indica la radio di rispetto a x è uguale a 0. Quindi arriviamo a questo risultato. Adesso partiamo da questa, ragazzi. Cosa facciamo da queste due? Prima cosa abbiamo fatto? Abbiamo moltiplicato la prima per u e la seconda per v. Adesso invertiamo, moltipliamo la prima per v e la seconda per u. La prima moltiplica la per v.
La seconda è per... uguale a z di là. Allora, questa volta sottraiamo membro a membro. Quando sottraiamo membro a membro, questo e questi se ne vanno. Resta questo meno questo, quindi resta meno questo altro indica. Meno 2 la derivata di u rispetto a y per di 4 meno 2 la derivata di u rispetto a y per uguale è uguale a 0. Cioè la durata di 1 sì. La durata di 1 rispetto agli y per di quadro più quadro uguale a 0. Ragazzi, ma un quadro più quadro uguale a c quadro, che è diverso da 0, quindi questo indica che la radio rispetto a y sono uguale a 0 in A. Mi raccomando, cosa hai ottenuto? Che la radio rispetto a x, se la radio rispetto a x, la radio rispetto a y sono 0 in A, cioè il gradiente di 1 è uguale a 0 in A. D'accordo? Ma è connesso, è un aperto connesso. Questo fatto implica che 1 è uguale a costante in A. Grazie, in modo analogo si mostra che V, scrivendo tutti i conti, che V è costante. E quindi la funzione è costante. La funzione in modulo costante su un aperto connesso è costante. Puoi lanciare il corpo. Abbiamo visto che nel campo complesso abbiamo introdotto la derivata. Abbiamo visto che la derivata, abbiamo definito la derivata nel campo complesso come è stata definita sul campo reale. A questo fatto nella non è stato possibile farlo in R4. Perché? Perché il campo complesso, come il campo reale, sono due campi, cioè abbiamo definito l'operazione di prodotto, quindi abbiamo definito l'operazione di divisione. Quindi ha senso calcolare f di z, non f di z, fratto z
meno z a 0, cosa non è possibile fare invece nel reguardo, perché non c'è un'operazione di moltiplicazione. E quindi bisogna fare solo le derivate lungo le direzioni. Quindi le regole di calcolo della derivata del campo complesso sono le stesse regole di calcolo della derivata sul campo reale. Però state attenti, ragazzi, non tutto quello che vale sul campo reale vale sul campo complesso. Per esempio il teorema di Lagrange non vale nel campo complesso. Per esempio, se prendete la funzione esponenziale, vedete la funzione esponenziale periodo di periodo 2 pi greco i. Quindi per esempio se calcolate e alla 0 e alla 2 pi greco i, questi sono uguali, d'accordo? Quindi se vi fate e alla 0 e alla 2 pi greco i, questo è uguale a 0. Però non potete, certamente non potete scrivere questa qua come una differenza di 2 pi greco i meno 0 per la derivata della funzione esponenziale di un punto, perché l'altro non si annulla mai. Quindi se esiste solo z appartenente a c, tale che questo lo potete scrivere come la derivata di n punto z per 2 pi greco i meno 0, perché la derivata non si annulla mai. Quindi tutto quello che fa sul campo reale poi va sul campo complesso. Le regole di calcolo sì, perché usate il fatto che se usate soltanto le proprietà di un campo continua tutto a valere. Adesso l'ultimo esercizio ce ne andiamo. Professore, veramente avrei la corriera a luna 10, quindi se... Vabbè, se, no, se ce la facciamo, no, lo faccio, non è un problema. Non è... No, vabbè, non fai niente, vieni tu. Cioè, seguo fino a quel lasso di tempo. Sì, poi. No, ci andiamo, giusto un minuto e 5 minuti. Non so perché ce la facciamo. Se f di z... f di z uguale seno di z su coseno di z. Chi sono le proprietà di questa funzione? Dove si annulla? Dove si annulla il coseno? Dove si annulla il coseno? Il z e il coseno, il campo complesso sono solo, tutti e solo il z e il seno sul campo reale. Quindi dove si annulla il coseno? Il z uguale più 1 mezzo più k. Che tipo di singolarità sono? Secondo voi? Eh? Non so, sono singolarità eliminabili. Questo tende per zero, tende a più greco mezzo. Cosa tende? Questo? All'infinito. Meno sono eliminabili. D'accordo? Cosa possono essere? Sono poli? Di ordine 1. Del primo ordine, infatti. Scrivi seno di z fratto coseno di z, cioè viene pure più greco mezzo, gli altri sono allo stesso modo, perché z è meno più greco mezzo, d'accordo? Le calcolami limiti di questo per z tende a più greco mezzo, questo posso scrivere come seno di z fratto coseno di aperta tonda z, sottraiamo e sommiamo più greco mezzo, meno più greco mezzo, per z meno più greco mezzo. Queste cose qua, questo scomparito in questo modo qua, vedete? Come coseno della somma, il coseno per coseno fa 0, meno seno seno, quindi viene meno seno di z, seno di z meno pi greco mezzo per il seno pi greco mezzo che fa 1, quindi per z meno pi greco mezzo, e questo tende invece quando z è meno pi greco mezzo, questo e questo cosa tende? A 1, questo tende a meno. Questo è un po' il primo. Chi è il residuo?
di questa funzione del punto più dei due mezzi è proprio meno 1. Sì, perché sarebbe il limite per d'accordo? Quindi c'è, quindi pi greco mezzi è un polo del primo ordine e il residuo del punto pi greco mezzi è uguale. Facciamo stato f di z uguale z per il coseno di z fratto di z. Chi sono le singolarità? I punti in cui c'è uno è il segno, z uguale k al pi greco. Ragazzi, per z uguale a 0 cosa faccio? I limiti di z sul seno di z, per z da 0 quant'è? 1. Coseno di z per z da 0 è 1, quindi z uguale a 0 è la singolarità eliminabile. Vi trovate? Sì. Z uguale a 0. Invece di z diverso da 0, z uguale k pi greco, k diverso da 0, che cosa sono? Sono poli del primo ordine. Sempre dobbiamo fare la stessa cosa qua, moltiplicare per z meno k pi e poi sommate e sottraete k pi greco, sono poli del primo ordine. K di quelli sì. Ragazzi, siamo qui. Buon anno, buon Natale, buon Natale a tutti. Grazie.